Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati da Andrea Link e bentornati su Miitopia. Nuovo episodio, nuove avventure e cominciamo subito, non perdiamo tempo. La scorsa volta abbiamo salvato tutte le facce della città di Aridosso ed oggi continuiamo il viaggio verso nuove terre inesplorate. Il Duca del Male è scappato a est, ci hanno detto, quindi andiamo ad est noi, no? Attenzione, Escanor si è addormentato e un mostro ci ha attaccato. Dei mostri ci hanno attaccato, giustamente. A pari punti esperienza anche lui riprende. È come quelli che fanno tutto quanto il lavoro di gruppo e poi mettono anche i nomi degli altri. Una volta mi è successo di fare un lavoro di gruppo, ma l'ho fatto solo io, ho messo solo il mio nome e si sono arrabbiati. La prof mi ha detto, perché hai messo solo il tuo nome? Perché l'ho fatto solo io. Non andava bene, dovevo mettere anche gli altri nomi. Il sistema scolastico italiano funziona. Adesso c'è il mago del quiz, non faccio tutta quanta la tiritera come l'altra volta, mi limito solo a dare le risposte giuste, perché anche a me dava fastidio aver fatto quella voce l'altra volta, quindi... Il Mister Quiz, mi dispiace il nome, amico mio, ti chiamo mago del quiz, vengo da Pokémon dopo tanti anni. Allora, vediamo un po' queste domande. Domanda numero 1. Chi è Ayumi? È lei? Ma ti pare che non conosco i miei compagni io? Ma chi ti pensi con chi stai a parlare? Oh! Domanda 2. Chi è Andrea Link? Questo. A meno che non mi chiede chi è quello sbagliato, ti immagini? Chi è Ayumi ancora? Questa. Beh, l'ho fatta più bassa di tutte, l'ho fatta. Proprio perché è una idol e quindi è asiatica e quindi è bassa per natura. Sì, stereotipo, sì, sì. Prima azione a due. Oh, in sella in due. Ah, beh sì, ho aumentato il legame con entrambi a dire il vero, quindi è normale. Ehi, la mia borraccia d'acqua è completamente vuota. Chi se l'è scolata, eh? Io non l'ho toccata, nemmeno io. Ah, già. Avete ragione, me la sono scolata io ieri. Maledetto. E si divide la strada. Ah, questo è importante, allora. Andiamo prima sopra che c'è il re. Sì, quando si divide la strada in questa maniera che ti fa vedere la mappa è perché è importante il punto dove andare. Eccoci, salve! Come la va? Ci vuole dare qualche altra moneta, magari? Moneta sonante, i dindi? Ma è sempre più grosso? Oh, che bontà suprema! Oh, sei tu! Salve. Oh! No, è sempre uguale, solo più grosso il cosciotto. All'era decisamente affamata, amico mio. Capiti a fagiolo, è rimasto proprio qualche avanzo. Ah, mi dai gli avanzi? Non abbuffarti, mi raccomando. Ci dà l'arrosto reale. Ed è solo una volta, quindi. Oh, solo una volta. Eh sì, perché se no ne abusi, ci torni di continuo, ti potenzi la statistica all'inverosimile. Adesso andiamo a est, quindi tiriamo dritto. Va bene. Si sta facendo buio, accampiamoci per la notte, raccontiamoci storie di fantasmi. Qui ci vuole un barbecue, sì! Oh, che voglia che ci avrei di un oh, oh, attenzione, Dicevo, avrei voglia di un di verdure al barbecue. Chi sarà così coraggioso ad assaggiarlo, Escanor? Più coraggioso di tutti. Terribile! Ma per forza? Vabbè, ti potenzi dall'avvelenamento, no? Cioè, nei giochi di ruolo così funziona, che più mangi roba velenosa, più ti abitui. Però dipende quale gioco di ruolo, non tutti. Alcuni lo fanno, altri no. Ah, siamo arrivati alla fine del deserto di Aridosso? Abbiamo avuto il nostro bel da fare finora. Quindi da fare con due F e non staccato. Vabbè. C'è stato quel genio, Ganondorf. Poi quella piramide. Anche se però da fare, perché vuol dire indaffarati e quindi da fare. C'è da fare. Ecco come si usa da fare. C'è da fare qualcosa e c'è un gran da fare. Bene, a 29 anni l'ho capito. Però ce l'abbiamo fatta a completare il deserto. Non rilassiamoci però, ci aspettano pericoli ancora più grandi. Cos'è quella bocca aperta? Per chiappa le mosche? Non è che io proprio muoia dalla voglia. Perché non ci riposiamo qui per un po'? Ma sì, spassiamocela un po' stasera. Cin cin. Oh no, no, un'altra volta no, No.
Ma sul serio? Years later. One eternity later. Tu non hai capito niente, Duca del Male. Non si sarà mica di nuovo lo zampino del Duca del Male, vero? Oh, sei molto perspicace. Gianni, il Duca del Male, ha attaccato nella notte. Forse hai abbassato troppo la guardia dopo aver salvato Ridosso. Ora, altri membri del gruppo sono nelle grinfie del Duca del Male. Sarà meglio che mi sbrighi allora. Oh no, ancora? Ah già, ha di nuovo bloccato i tuoi poteri. Ma uffa! Temo che dovrai scegliere una nuova classe. Bene, ragazzo mio, quale ti piacerebbe questa volta? Ce ne sono di nuove tra cui scegliere, guarda un po'. Mi sento che non sarà l'ultima volta che accade. Attenzione, Panzer, principessa e fiore? Wow, no? Wow, bellissimo! Vai! Vai! Carro armato! Perfetto! Vai, Andrelink, il Panzer! Stupendo! Nel frattempo, secondo me, una volta finita tutta quanta sta storia che ci recuperiamo gli amici, potrò scegliere quali portare con me in viaggio definitivamente. Credo, A meno che non ci fanno fare 18 personaggi amici. Si muore dal caldo qui. Già, Hello! Salve. Da dove spuntate fuori voi? È stato il Duca del Male Gianni. Ci ha rapito e rinchiuso qui. Capisco. Siamo nella stessa barca, insomma. Un attimo. Voi conoscete Andrelink? Certo. Wow! Anche noi, è il nostro amico! Che coincidenza! Gli amici dei miei amici sono anche i miei amici, e adesso siamo in sei! Concordo. Ma il Duca del Male perché non rapisce me? E mi rinchiude, farebbe prima. Andrelink starà sudando sette camicie per salvarci, o sette magliette. Non possiamo starcene qui senza fare nulla. Dobbiamo trovare una via d'uscita! Eh già. Lo faremo tutti insieme! Che stiamo aspettando? Forza! Olè, olè, olè! A questo punto potrò scegliere altri personaggi amici da aggiungere. Giusto? Ah, andiamo avanti, vai. Verso est. Elfolonia! Forte! Iniziamo un po' con il primo livello. Elfolonia. Carino. Ah, noi siamo piccoli. Tutto il resto è enorme. Che bello però. No, in groppa al cavallo, no, volevo vedere come camminava Andrelink, dai. Ma si già casca qui, ma vai. Ma cosa fa? Pompon? Aio. Cavallo. Sbuffata. Oria! Il cannone in testa gira, che bello, ragazzi. Panzer è stupendo. March Fluffo, proprio. Va bene. Che siete? È pieno di rugiada. La rugiada è potabile, lo sai? Boh! No! No! Tacchini! Vai, spara. Fammi vedere un po' che fa. Spara! Non è proprio adatto in questo frangente, Proprio no! Proprio no! Però è efficace. Ok, livello. Curry con pollo. Nice. Tacchino ci dà pollo. Logica. Oh, attenzione, per terra c'è qualcosa. Una banina. Bene, andiamo avanti. Oh, nuovi amici? C'è qualcuno alla porta? Sì, va bene. Sì, la compagnia. Niente paura, ho chiamato un nuovo membro per il tuo gruppo. Ricevi. Ho un codice che mi avete scritto nei commenti. Proviamolo subito. Vedo un po' di roba interessante. Piggo. Classe animale. Allora, KFC. Vabbè, assolutamente. Sognatore. Scegli una classe. Allora, facciamo KFC principessa, dai. Conferma. Allora, lui è la principessa KFC.
È una drag queen. E mentre non fa drag queen, cuoce il pollo, ok? Questa è la sua lore base base. Poi se vorrò ampliarla, ci penserò. Io sono KFC. Spero ci sia posto per me. So impegnarmi al massimo. Vabbè, se ti fa piacere. Io voglio una nuova arma. Proiettile ghianda. Vai, subito. Mi pare anche giusto, no? Ah, questa sarà divertentissima, ragazzi, sta classe. Tu vuoi un ventaglio giapponese? Beh, subito. Dio, quanto è debole, però. Cavoli. Sarà dura potenziarlo. Bello anche da vedere. Che principessa sofisticata. Andiamo ancora un pochino avanti. Mettiamo anche lui in squadra e via, verso l'avventura. Quindi sicuramente ci sarà una nuova città a breve. Sì, c'è Aslofar. Aslofar! Ma perché non vieni in gruppo con me, Aslofar? Prima o poi dovrai, no? Lei niente. Ma lei dovrebbe essere Marika, se non sbaglio. Con i costumi dei miei e tutto il resto. Via, via! Ha il pelo un po' arruffato, e perché non la lisci? Oh no, sono fatto male. Grazie KFC. Andiamo avanti, va. Ah, solo Far, io voglio che tu venga in squadra con me. Ci vuole un sacerdote che casti le magie e le guarigioni. Ci vuole. Ovviamente, ragazzi, va da sé che da adesso in poi le classi che sceglierò saranno solo quelle nuove. Tranne una che dovrà per forza essere una già vista, visto che le classi 9 sono solo 3. Pasta al sugo come premio? Buono. Aslofar, ehi! Oh, ci rivediamo. Salve Aslofar! Mi è giunta voce delle tue imprese. Hai riportato Ganondorf sulla retta via. Davvero notevole. A proposito, come prosegue la ricerca del Duca del Male? Beh, ecco. Ci hanno di nuovo rubato gli amici. Cioè, mi hanno rubato. Capisco, questo complica un po' le cose. Credo di sapere dove si è diretto il Duca del Male. Laggiù, al villaggio elfico. Elfi che? Gli elfi sono gli spiriti della foresta. Nessuno è più abile di loro nell'uso della magia. Infatti, le magie si castano con la lingua elfica. Se il Duca del Male li attacca, troverà pane per i suoi denti. Bene, devo andare. A presto. Speriamo, a presto. Secondo me Aslofar non verrà mai in squadra, è solo il classico NPC che ti fa da guida. Più o meno. Sì, le foto so come scattarle, grazie del consiglio. Ah, sì, ci siamo quasi. Bene, allora andiamo avanti ancora un po'. Tanto sapete che i percorsi dove non succede nulla li taglio. Anche perché li vediamo una volta, li vediamo due volte, sono sempre gli stessi alla fine. Lo sfondo è quello. I nemici anche, a quanto pare. Un altro tacchinello? Balliamo? Cosa? Vai, drag queen! Wow! Comicità at its finest. Ah, quindi Andralink, sì, effettivamente cammina con i cingolati. Vai, altre due tacchinelle! Posso avere... Oh, un'altra abilità! Grande! Mamma mia, l'ha distrutto! Aia, però. Mi dispiace solo che ho lasciato delle strade incomplete nell'altro. Ad a ridosso. Dovrò farle quando avrò più esperienza. E quando avrò altri compagni. Oh, vestito nuovo, vestito in seta, vai! Abito. È diverso da vestito, abito, comunque. Vediamo un po'. Cambiamo colore? Ti piace celeste? Sì, le dona, le dona. Oh, eccoci qua. Punto di interesse, quindi questa è la città. Oh, allora, stavolta faccio ricevi. Da amico, Wariopide, vai. O Wariopide, dipende poi come vuole pronunciarlo lui. Cacletta, ah, ok. Serial Guy, Fury Bowser, bello. Villager, Vivian. Ah, ok, Miyamoto, Iwate e Sakura! Subito! Subito! I tre dell'Ave Maria! Miyamoto, Iwate e Sakurai, meglio di loro chi?
Meglio di loro chi? Vai, subito! Bella per te, zio, mi piace! Come ragioni! Vai, elfo ferito villager! Oh. Aspetta però, questi parlano con i versi, fanno... No, non lo faccio, se no è un casino. Il duca del male è diretto al villaggio elfico. Ma almeno le tre fate ci proteggeranno. Ah, ok. La più anziana delle fate guida le sorelle con indiscutibile grazia. La sorella di mezzo è riservata ma anche molto dolce quando si apre. La più giovane compensa la bassa statura con una certa altezzosità. Ricevimi. Da amici. Vediamo un po' che hanno fatto i miei amici, vai. Vediamo che hanno di bello. Ovviamente le Powerpuff Girls. Aspetta, aspetta. Ma no, voglio Kai Watch, ma basta mettere gli Kai Watch in tutto, dai. Anche se l'idea è carina. Zelda, Zelda e Zelda. Quella di sopra, mica male, eh? Mamma mia. Ok, ok. Ok. Variopide mi è piaciuto molto, quindi sceglierò ancora lui. La prossima volta che ci saranno altri livelli, perché già ho visto che ci saranno altri livelli, infatti c'era quel livello a nord che ancora è chiuso, sceglierò qualcun altro, dai. Mi piace molto. Quindi Zelda sarebbe indicatissima. Però, dico solo, saggezza, coraggio e potere. Eh? Chi meglio di loro tre? Di Zelda, Link e Ganon, ovviamente. Per favore, Fata Blossom. Oh! È morto? Ah, dorme. Ragazzi, termina qui l'episodio. Visto che in questo episodio ci hanno rapito i compagni, avrei già il titolo anche adatto, no? Lo faccio solo per il titolo, non per altro. Comunque, nel prossimo episodio andremo a parlare con gli abitanti del villaggio. A quanto pare si esce di sotto perché lì c'è un portone. Ci sarà un grande affare. Va bene, io come sempre vi ringrazio ragazzi per aver seguito anche questo episodio di Mitopia. In descrizione trovate sempre il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!